perché appunto il territorio fermato è stato proprio il primo territorio in cui siamo intervenuti, fin dal primo giorno successivo all'emergenza. In particolar modo il primo intervento è stato fatto proprio nel comune di Amandola, che abbiamo visto prima, e abbiamo portato materassini e coperte a supporto della popolazione che era raccolta all'interno della tensostruttura allestita dal comune per l'accoglienza. Ma ne ricordo altri gli interventi, tra cui per esempio mi viene in mente Montefortino, dove abbiamo fatto una serie di attività e lì in particolar modo bellissima è stata la cena di Natale che abbiamo contribuito ad organizzare all'interno della Tendopoli e lì abbiamo portato non solo i beni ma anche gli imprenditori, quindi è stata una serata molto, molto bella e molto ricca dal punto di vista proprio personale. Ricordo poi gli interventi nel comune di Falerone dove abbiamo supportato la mensa, ma abbiamo portato anche lavatrici, asciugatrici, fieno per gli animali e altri beni di prima necessità. Scendendo, visualizzando un po' il territorio fermano, penso anche a Monsanpietro Morico, dove abbiamo fatto appunto interventi simili a quelli di Falerone, ma in più abbiamo portato dei moduli che sono stati impiegati per le attività commerciali. E a tal proposito mi viene in mente anche Smerillo, dove in questi giorni sta ripartendo un piccolo bar che è stato ripristinato grazie ad un modulo donato dal nostro sistema. Poi ci sono stati tanti interventi fatti anche lungo la costa, nei primi giorni a supporto della popolazione che veniva spostata dall'entroterra con il coordinamento di protezione civile del Dipartimento Nazionale. E poi abbiamo un bellissimo progetto in fase di partenza in questo momento nel comune di Monteurano, dove abbiamo fatto da coordinamento per identificare dei donatori per la nuova scuola che sarà realizzata. In questo momento dovrebbe partire la fase di progettazione esecutiva. Allora, il progetto appunto è partito per in realtà provare a soddisfare quelle che erano le necessità su tutto il territorio colpito, non solo per l'emergenza terremoto, ma anche poi purtroppo per l'emergenza legata alla neve. Quindi siamo intervenuti in Abruzzo, nelle Marche chiaramente, in Umbria, nel Lazio, quindi in tutta l'area. Tra queste cito per esempio le attività quasi quotidiane fatte a favore della mensa di Arquata del Tronto, come ad esempio anche un'altra tensostruttura invece attualmente impiegata dalla Protezione Civile dell'Umbria, a Norcia, utilizzata come rimessa per diciamo, prodotti alimentari per gli animali, ma anche per uso veterinario. Quindi, insomma, tanti interventi diffusi su tutto il territorio. Complessivamente, diciamo, abbiamo gestito e trasformato in effettive donazioni circa 3 milioni di euro di risorse, tra progetti appunto già fatti e quelli ancora in corso da realizzare. E tutto questo è stato possibile, tengo a ringraziarle tutte, le oltre 250 imprese a livello nazionale che hanno partecipato al progetto, dalle più piccole, alle più grandi, che si sono messe a disposizione, e dal coordinamento di, 196, per la precisione, tra imprenditori e funzionari di Confindustria che si sono messi, a disposizione, al di là del proprio lavoro, del proprio tempo, volontariamente per questo progetto.